Carissimi utenti, siamo qui con Ferdinando Chiaviello, presidente del club Serre Calcio. Di nuovo il Serre sta costruendo un nuovo programma e progetto sportivo per poter raggiungere degli obiettivi interessanti nel campionato campano. Inoltre sta cercando di rivalutare il calcio giovanile. Vero, presidente? E noi veniamo da una realtà calcistica importante dove negli anni abbiamo avuto una squadra che è riuscita a vincere dei campionati partendo dalla terza categoria arrivando fino in eccellenza, dove oggi questo titolo poi è stato venduto alla Gelbison che milita nel campionato dei professionisti. Quindi dopo 10 anni nella nostra comunità riportare il calcio giocato è sicuramente una grande cosa. Ecco presidente, giustamente avete un obiettivo molto interessante, quello di rivalutare il calcio giovanile, giusto? Sì, rivalutare il calcio giovanile è una nostra prerogativa per il futuro, ma io direi anche per il presente, perché basti pensare che la nostra squadra è composta da circa 35 elementi, una cosa atipica avere un campionato di terza categoria, e l'età media si attesta intorno ai 22-23 anni. Quindi questo progetto è iniziato già puntando fortemente sui giovani. Quando c'è stato l'avvento di questa creazione, di questa idea vostra, Club Serre Calcio, che giustamente ha raggiunto degli obiettivi in passato di arrivare fino all'eccellenza, ecco, qual è stata la risposta da parte degli sportivi? Beh, la risposta è stata sicuramente positiva, entusiasmante, perché in una comunità soprattutto sempre votata all'attività sportiva, in particolare il calcio, dopo aver raggiunto anche degli obiettivi importanti, quindi le lascio capire quanto in questa comunità è sentito il calcio. Quindi sicuramente, ovviamente, tanto entusiasmo, tanta partecipazione, è tutto positivo insomma. Ecco, il pubblico vi sta seguendo e come lei analizza questo girone? In effetti un girone molto equilibrato, oggi avete una partita contro la prima in classifica, la squadra Virtus Battipaglia. Sì, allora il pubblico, voglio spendere delle parole di ringraziamento per il pubblico, perché veramente ci stanno seguendo. Noi stiamo vivendo purtroppo una situazione particolare perché siamo in attesa di ricevere un'omologazione per l'utilizzo del nostro impianto sportivo a Serre. Quindi ringrazio il Comune di Campagna oggi per averci ospitato qui, così come ringrazio il Comune di Rocca d'Aspide per averci ospitato nelle precedenti partite casalinghe. E devo dire che nonostante abbiamo disputato le nostre partite in casa, tra virgolette in trasferta, abbiamo avuto sempre una cospicua compagine di pubblico che ci ha seguito e ci ha supportato. L'analisi del girone, devo dire che sono rimasto sorpreso, perché questa terza categoria, che comunemente viene un po' considerato come l'ultimo dei campionati, devo dire che è abbastanza equilibrato, squadre giovani, fisicamente ben allenati, e quindi veramente sono rimasto sorpreso e vedo tanto equilibrio. Alla fine giustamente il club Serre Calcio punta o a vincere il campionato o a disputare i playoff. Beh, la posizione in classifica oggi ci impone di andare verso questa direzione, anche se il nostro progetto, devo dire per essere sinceri, non è stato quello alla nascita di costruire una squadra vincente con l'obiettivo di vincere il campionato. Ovviamente abbiamo puntato su giovani della nostra comunità, quasi la totalità della squadra è costituita da giovani di Serre, però siamo qui, oggi ci disputiamo questa gara, uno scontro al vertice contro la prima in classifica, dove noi ci siamo terzi a soli 4 punti, quindi ovviamente è stato il destino che ci obbliga, in caso, come mi auguro, vada tutto bene, a giocarci il campionato.